Ben ritrovati, oggi parliamo di arte e di storia della nostra terra, perché fino al 7 gennaio di quest'anno, anzi del futuro anno del 2017, sarà ospitata nella Galleria della Fondazione Banca del Monte di Foggia, è ospitata una mostra straordinaria dedicata a un grande pittore lucerino che si chiama Emanuele Cavalli. Emanuele Cavalli nelle collezioni pugliesi, le cui opere sono pubblicate e stampate nel catalogo edito da Claudio Grenzi, è qui con noi a raccontarci del perché e del come di questa eccellente mostra già direttore dell'Accademia di Belle Arti di Foggia, che ha organizzato in collaborazione strettissima con la Fondazione Banca del Monte questa esposizione per tutti i curiosi, gli interessati di arte e gli appassionati di cultura. Buongiorno. Grazie dell'invito, sono felice di essere con voi per questa presentazione, sono contento che appunto mi dedica al lavoro di Cavalli, non a me personalmente, questa informazione, insomma. Un grande pittore lucerino che si è fatto conoscere ampiamente fuori porta, quali meriti ha dal punto di vista artistico e culturale? Ma ripeto, Cavalli è più conosciuto fuori che in Puglia. Come spesso accade però. Sì, ma Cavalli è un autore importante dal punto di vista storico e non tanto del contemporaneo quanto del moderno. Perché per esempio al 110 anni dalla nascita in Puglia non si è fatto nulla e la prima, diciamo, ricorrenza è stata in uno spazio privato e andando a guardare un aspetto particolare della vita artistica di Emanuele Cavalli, fotografo, nella Galleria di Mazzoli a Modena, dove lui ha esposto queste fotografie dopo 34 anni che non c'era una mostra appunto di Emanuele Cavalli, non in Puglia, a livello nazionale. Quindi grande mancanza, grande assenza delle istituzioni e diciamo particolare vitalità della sua opera, perché è un grande pittore, non lo dico io. Le sue opere si trovano all'Agnam di Roma, è una galleria chiaramente la più grande, la più importante galleria a livello nazionale, dove si trova Emanuele Cavalli accanto a un grandissimo Pino Pascali. Quindi stiamo parlando delle eccellenze non della Puglia, dell'Italia. Perché è importante non perdere questa mostra? Anche a chi non fosse vicinissimo alla passione per l'arte, perché è importante conoscerlo, Emanuele Cavalli? Perché è una figura centrale del Novecento, del secolo breve, perché in Italia, proprio tra le due guerre, è stato, diciamo, individuato un percorso, a Roma in particolare, a via Cavour, che si chiama Scuola Romana. Chiaramente per chi non conosce queste cose c'è da dire che gli iniziatori della Scuola Romana sono Scipione, Mario Maffai e la moglie Antonietta Raffa. Ma successivamente questo filone d'indagine, questo filone legato alla metafisica dei luoghi, alla metafisica delle figure o anche delle nature morte, viene perseguita proprio da dei continuatori che vedono soprattutto in due personaggi come Giuseppe Capograssi ed Emanuele Cavalli i principali continuatori, quindi di assoluto rilievo la loro presenza alla diciamo, identità della scuola romana. Ci sono nel catalogo presenti molte fotografie che riguardano la vita più professionale che privata di Emanuele Cavalli, anche scattate al Circolo Unione di Lucera. Che cosa può dire della forza di ispirazione che produce questa nostra terra, non soltanto Foggia il capoluogo, ma anche la Puglia, perché non è certamente l'unico artista, e ci sarebbe sempre necessità di ricordare i migliori che sono nati qui o qui hanno trovato ispirazione. La presenza di Cavalli all'interno della Puglia è fondamentale. La mostra si chiama, non a caso, Cavalli nelle collezioni pugliesi, quindi c'è questo rapporto di andirivieni con la sua città natale, che lei ha sottolineato brillantemente.
Questo andirivieni sottolineato dalle mostre al Circolo Unione, perché era un po' il luogo di mecenatismo, cosa che in effetti si è perso. Quando noi parliamo di arte, noi inevitabilmente dobbiamo parlare di mecenatismo e di sensibilità nei confronti dell'arte, perché senza di questo si parla di come dire, intervento pubblico, e questo in Italia non ha mai portato grandi frutti. Quindi, sottolineando il ruolo delle collezioni private, si esalta proprio la funzione di, come dire, filantropica di queste persone illuminate. Pensi che c'è stata una persona a Lucera che ogni qualvolta lui decidesse di venire giù in Puglia, diciamo, patteggiava con lui l'acquisto di un lavoro. Quindi tutte le opere della sua collezione sono frutto di viaggi, poi di ritorno nella piccola patria. Così viene definita da Cavalli la Lucera negli anni 50, la piccola patria. Lui viveva a Firenze, era cattedratico all'Accademia, ecco il legame. Cioè, non stiamo parlando di un libero professionista, stiamo parlando di un docente. E quindi io ho voluto rimarcare questo aspetto, cioè l'Accademia come luogo centrale di interessi che non sono semplicemente didattici, ma sono anche artistici. Lui si definisce esponente di punta del tonalismo e della scuola romana. Il tonalismo come si riuscirebbe a spiegare ai profani dell'arte e della storia dell'arte? È un po' complesso, ma diciamo fondamentalmente, se vogliamo essere proprio letterali, il tonalismo è una, diciamo, una componente della visione che si accosta in musica all'armonia, perché altrimenti noi dovremmo parlare di contrappunto. Invece, ecco, noi il contrappunto è, come dire, una sorta di percorso stridente. Invece il tonalismo è una forma di visione inclusiva, cioè tutto sommato i colori collaborano tutti insieme alla visione organica, armoniosa dell'opera. Non ci sono sbavature. Se vogliamo fare un paragone, ed è stato già fatto, il suo modo di dipingere è molto legato anche a un'idea che viene sviluppata precedentemente nel Novecento da Giorgio Morandi, famoso pittore bolognese che per tutta la vita in maniera molto più severa ha lavorato su questo studio di 4 metri quadri con la sola presenza di pochi oggetti, poche bottiglie. Morandi veniva definito un po', come dire, riduttivamente il pittore delle bottiglie. Ecco, Cavalli collabora a un'immagine sempre legata diciamo, a una sorta di idea inclusiva del colore, ma non è così ossessivo, non è presente questa presenza dei grigi e degli ocra, ma anzi... Sono colori molto caldi. Sì. Ma ci sono anche dei colori che vengono usati sapientemente, gli azzurri, i viola, i verdi. Viene esaltato quasi una forma di armonia tra diciamo, gli opposti. Ci sono dei quadri dove per esempio compaiono il fondamentale con i complementari, quindi il rosso con i verdi, però senza creare questo shock visivo. Tutto viene riportato a una visione armonica. Mi riferivo in particolare, ed è in mostra, un quadro meraviglioso dal punto di vista cromatico, mi permetto di sottolineare, che praticamente rafforza questa idea, no, di questi colori stridenti dove appunto complementari e fondamentali convivono. Guardi, a piena pagina è un bel esempio. Questo rosso è un rosso, come dire, vermiglio, e però riesce tranquillamente a coesistere con il suo contrario, il verde. Perché proprio queste opere in mostra e quante sono in mostra? Lui si è dedicato, o almeno così sembra potersi dire a guardare sia il catalogo e a visitare la mostra, di essersi dedicato ai paesaggi, ai ritratti, alle figure, alle nature morte. E poi ci sono le opere, scusatemi, degli esordi. Sì, appunto, perché era un pittore assolutamente meno concettuale rispetto a quello che era un po' il percorso di Morandi.
ma in questo io mi legherei più a una visione mediterranea. Mentre Morandi è un pittore rigido del nord, ecco, l'idea mediterranea di Cavalli si estende a un po' tutta quella che è la vita familiare. È presente in mostra un'opera, diciamo, determinante per quella che è poi la funzione successiva della sua pittura, che è la famosa opera prestata dal comune di Lucera, dove c'è presente l'intera famiglia. È un quadro enorme, fuori dagli schemi di Emanuele Cavalli, che ha sempre dipinto quadri piccolissimi e su legno, quasi mai tele. La prima opera è una sorta di... È È una rimasta a sorta Lucera la sua famiglia? Guardi, la sua famiglia, è, diciamo, la mamma è rimasta a Lucera, ma suo fratello, che era un valentissimo fotografo e a cui Foggia ha dedicato nel 99, Stella un'antologica, Polare. esattamente, esattamente. Entrambi si sono formati dal punto di vista culturale a Roma. E poi il fratello ha vissuto a Fano, dove è stato anche caposcuola di un altro, diciamo, fermento culturale, del Novecento, perché ha praticamente dato la stura a questa scuola della verità di Senigallia, di cui il principale esponente è Mario Giacomelli, che tutti quanti riconosciamo come il grande. Poche settimane fa c'è Si è stata una chiusa la mostra. mostra in fondo al Però teatro. dobbiamo sapere che Giuseppe Cavalli è stato un po' il caposcuola, il maestro di Mario Giacomelli. Lei è stato per un bel gruzzolo di anni direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Foggia, che in realtà ha lasciato. A cosa si va incontro? Questa è una domanda capziosa, non ero tenuto a rispondere, ma insomma, come dice, come dire, mi invita un po' a fare diciamo, una sorta di excursus, ma d'altronde io avevo programmato per il finale un finale col botto, nel senso che il mio ruolo è stato sempre un ruolo politico. Io non ho mai voluto interpretare un ruolo tecnico. Se qualcuno mi chiede delle cose relativamente alla burocrazia, io non ne so Beh, la niente. competenza del direttore qual è? È appunto quella artistica. Rivendico questa cosa, cioè da cultore, io prima di interessarmi di una cosa devo essere uno studioso, devo metterci le mani. Quello che noi non dobbiamo dimenticare di fare è produzione e ricerca. Ma l'ha trasmessa un po' di passione agli studenti e alle studentesse dell'Accademia o no? Che cosa lascia? Gli studenti penso siano abbastanza, come dire, convinti di un ruolo che non è un ruolo passivo. È chiaro che sono persone che oramai hanno assolutamente nei loro obiettivi quello di perseguire la realizzazione a Foggia, ma non solo a Foggia, perché noi siamo facenti parte di un mercato globale, quindi io mi aspetto che i nostri studenti che già hanno partecipato a delle mostre importantissime a livello nazionale, se lei pensa che quest'estate a questa mostra che si realizza ogni anno a Pescara, che si chiama Fuoriuso, che è un'importante rassegna che realizza questo gallerista importante di Pescara che si chiama Cesare Manzo, erano due le artiste, anzi un piccolo collettivo di artisti e una studentessa selezionati da questo curatore della GAMEC di Bergamo che si chiama Giacinto Di Pietrantonio. È unica accademia pugliese, unica, sottolineo questo aspetto, era presente in questa importante mostra. Tenga presente che quando sono arrivato io, deve sapere un piccolo particolare, Foggia era un po' la Cenerentola delle accademie in Puglia. Beh, perché reduce da qualche decennio di una parentesi Trascuratezza, triste. trascuratezza, diciamo questo, trascuratezza, evitiamo commenti. E pensi che a Bari... Solo perché non abbiamo tempo. No, 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 ma te pensi che a Bari, non mi piacciono le polemiche, pensi che a Bari negli anni 2000 ci sono le tradizioni di una rassegna che si chiamava GAE, GAP, non GAE, GAP, Giovani Artisti Pugliesi, che si svolgeva alla Sala Murat e veniva, diciamo, definita, le accademie pugliesi venivano definite solamente tra Bari e Lecce. Ed era una cosa umiliante per noi docenti, artisti, che già abbiamo diciamo, una piccola fama in Puglia a livello nazionale, essere, come dire, esclusi da Però questa rassegna. così fa venire voglia di spiegare tutti perché si va troppo a ritroso e dovremmo affrontare tanti argomenti. Allora, non perdetevi la mostra di Emanuele Cavalli, di nuovo grazie al
direttore, ex direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Foggia. Incontreremo nel futuro, speriamo, di conoscere Eva Belgiovine, Ah beh, certo. l'attuale direttora dell'Accademia delle Belle Arti, così approfondiremo tutti gli aspetti di cui non abbiamo potuto informarvi, anche sul passato della storia dell'Accademia delle Belle Arti. Grazie a tutti. Arrivederci, buona serata. Thank you.